parlamentare dovendo incorporare qua. Questo è il primo saluto istituzionale. Ho invitato tutto il Consiglio Comunale, la possibilità tutte le istituzioni di essere presenti. Io veramente voglio dirti, a nome di tutti, grazie. Grazie per tutti i tuoi concetti. Scusatemi se faccio questa richiesta. Come ben sai, sento questa naturalmente della processione di amici, ma Santa Maria la Carità, un po' tutta l'Italia, da settembre fino a qualche mese fa, abbiamo vissuto un momento difficile. Anche il Covid ha colpito duramente il nostro paese. E grazie perché tu sei stato quell'elemento positivo. Purtroppo c'erano delle cose negative, però ecco, poter vedere te che partecipavi a quella discussione, poter vedere una cosa positiva ci ha dato speranza, ci ha dato pure conforto. E quindi grazie veramente per questo, lo dico a nome mio, perché a Santa Maria Carità, mentre tu sei andato, c'era un entusiasmo che ci dava forza. E quindi veramente grazie per questo, grazie per quello che farai, grazie per l'evento che verrai a fare qui a Santa Maria Carità, che sicuramente era una cosa che tutti vogliamo. Santa Maria Carità è un paese orgoglioso, un paese giovane, quindi, nel senso, e questo fatto di essere giovani ci fa combattere insieme. La cosa bella di Santa Maria Carità è che siamo un piccolo paese, non troppo piccolo e non troppo grande. Non siamo troppo piccoli e quindi abbiamo tanti talenti, e tu sicuramente oggi ti sei un'espressione. Però non siamo tanto di quello grandi, tanto che siamo una grande famiglia. E oggi abbiamo veramente la bellezza che uno di noi sta andando a un rilievo nazionale importante. Quello che ti chiediamo naturalmente è di non dimenticare mai le tue origini, le origini di Santa Maria Carità. Sappi che qua troverai sempre con forte persone che ti possono aiutare in quella che è la tua carriera, la tua professione. Sei veramente bravo, questo è quello che devo dire io. Oh,
quando ha parlato tanto di te, la cosa più importante secondo me è che il tuo pubblico, la tua gioia è da dopo tu fai la crisi. Questa è la cosa più importante. Io veramente ne approfitto di questa cosa, ancora un po' legata a poco, però abbiamo visto però che forse le persone più danneggiate, più che stanno avendo un po' gli anni, sono quelle che sono bambini, capace di dare a 10, più quasi 10. Però ecco, questa gioia di Luca, veramente uno di noi, la stessa soprattutto a tutti i giorni di Santa Maria. Era bello, è bello vedere i nostri ragazzi che felici da questa cosa. E quindi ecco, è una minaccia che si brinda con tanta forza che Luca ci dà e che ci canterà qualche altra cosa. Già di cantare qui a Santa Maria Verità e prometto ufficialmente